sono Alessandro Miggiano, sono presente al corso dell'Accademia. Bello, divertente, utile, molto utile, molto bravo lo staff, ci siamo trovati benissimo. Benissimo, direi. Stimolante, molto stimolante, lo consigliamo per crescere professionalmente. Non sottovalutatelo perché a nostro parere da oggi, ultima giornata, qualcosa cambierà. Ciao, sono Veronica, sono un'assistente alla poltrona in uno studio di Genova Cogoleto. Sono qui e partecipo al corso di Accademia Dentale. Ho trovato questo corso molto interessante e utile da mettere in pratica nella quotidianità nello studio. Lo consiglio a tutti per lo sviluppo e la crescita dello studio dentistico. Sono Walter Ferrato, sono un odontoiatra e ho scelto di fare questo corso base di gestione di marketing odontoiatrico, che secondo me è il corso di marketing odontoiatrico. Sono felicissimo di averlo fatto. Mi sono stati dati una quantità innumerevole di strumenti per iniziare a lavorare in maniera imprenditoriale nello studio odontoiatrico e da lunedì si incomincia a lavorare sicuramente divertendoci. Nella nostra squadra adotteremo tutto quello che sono stati gli strumenti datoci oggi e da luglio si inizia con il master, perché ho visto che ora è impossibile non essere imprenditore in uno studio odontoiatrico. Ciao, sono Marco Aranzano e sono un odontoiatra di Napoli. Sto frequentando con enorme piacere questo corso in quanto ho la possibilità di acquisire le informazioni che purtroppo l'università non dà. E quindi saper gestire la propria azienda, il proprio studio dentistico è complicato senza queste informazioni. Qui ho trovato quello che cercavo. Questo corso base è un'ottima introduzione per poi fare un master che secondo me darà ancora migliori performance per quanto riguarda la mia attività. Ciao, sono Roberto Rigano, sono odontoiatra in Pavia. Faccio prevalentemente la chirurgia e sono venuto qui per acquisire strumenti di gestione dello studio. Devo dire che ho molto apprezzato tutta la parte di elementi di controllo dei costi di uno studio e l'altro elemento molto importante è tutto quel procedimento di posizionamento di branding di uno studio per caratterizzare la struttura. Sono Gianluigi Bittente, vengo da Milano. Durante questo corso ho capito che devo prendere delle decisioni per il prossimo anno. Mi sono iscritto al master, quindi penso che il 2017 possa essere un anno molto positivo per me. Il corso che ha fatto in questi giorni è stato molto vivace, mi ha dato dei motivi per riflettere sull'imprenditorialità dello studio che non avevo mai considerato nel passato. Io sono Lucio Della Toffola, ho un piccolo studio in provincia di Pordenone, sono 30 anni che ho uno studio dentistico, ho sempre creduto nell'aggiornamento continuo e ho sempre dedicato moltissimi i miei sforzi a migliorare la parte clinica. Purtroppo ho trascurato la parte gestionale, la parte relazionale con i pazienti e da un po' di tempo cercavo qualcuno che mi potesse dare una mano in questa parte che troppi di noi trascurano. E abbiamo deciso di dedicare tempo e soldi per questa cosa. Sono ormai 2 giorni che ascoltiamo Andrea, che ci ha dato tante nuove idee e anche conferme che quello che facevamo non era sbagliato. E questo, anche questo è molto importante, perché non possiamo sempre autogiudicarci, dobbiamo anche farci esaminare dagli altri per avere le conferme dove facciamo delle cose giuste, ma anche dove continuiamo a fare delle cose sbagliate. Ciao, sono Maria Elena Garavaglia, sono la dentista di Giusto Arsizio e facendo la dentista ho sempre e solo fatto quello, quindi mi occupavo solo del dente. Adesso, grazie a mio fratello che ha conosciuto Andrea Grassi all'IOP, ho frequentato un corso di gestione e ho capito che devo gestire io, quindi tutto quello che chiedevo alla mia commercialista in realtà lo dovevo fare io. E finalmente Andrea ha dato voce
a quelli che erano i miei dubbi, quindi il perché un paziente dovrebbe scegliermi, come posizionarmi, che cosa vendo, perché in realtà devo ammettere con me stessa che per fare bene la dentista e quindi occuparmi di denti e quindi avere il privilegio di curare delle patologie o avere anche solo dei pazienti, devo comunque vendermi prima di tutto come persona, poi come studio e poi come dentista, e quindi farò il master sicuramente per essere una dentista più completa e quindi dare maggiori, diciamo, possibilità anche ai miei pazienti di entrare in comunicazione con me, e voglio avere un'azienda più sana e molto più performante. Questo è tutto.